Samuele, insomma, questo mondiale come continua sempre meglio, un'altra bella vittoria, la qualificazione conquistata, domani per il primo posto, insomma, un altro passettino avanti. Sì, sì, un passo, un'altra vittoria, domani giocheremo con una coppia probabilmente di un livello ancora più alto di quello affrontato fino adesso, quindi sarà importante per noi abituarci a giocare più partite, il nostro obiettivo è giocare tante partite di alto livello. Ci siamo creati un'altra occasione, quindi intanto iniziamo a sfruttare quali domani. Samuele, ti abbiamo visto fare bagger di seconda, insomma, divertirti in campo davvero. Insomma, raccontaci com'è giocare qui, come vivere anche con Paolo. No, sicuramente è bello, diciamo che questo istinto un po' così di bagger di seconda, palleggi, ce l'ho sempre avuto e mi piace farlo. Credo che per giocare uno si debba divertire e insomma noi lo facciamo in campo, quindi finché funziona continueremo. Vedendovi da fuori c'è la sensazione proprio che tra di voi c'è una sintonia che va magari anche oltre il gioco, no? Cioè vi guardate spesso, avete proprio un'intesa particolare, come la vivete questa sinergia? Ma credo che sia frutto del lavoro, perché abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa il nostro team ci chiede e sappiamo in quel modo anche valutarci, anche sapere se le cose stanno andando bene, se dobbiamo modificare qualcosa, quindi è un sistema che è stato creato in cui ci troviamo comodi e quindi questo è merito del lavoro di tutti, del nostro, quello del nostro staff e niente, speriamo di continuare così, sicuramente saranno dei momenti in cui ci saranno più difficoltà, però noi li aspettiamo perché saranno momenti di crescita. Nelle pause state vedendo anche altre partite, vi siete fatti un'idea anche magari sul livello medio, quali sono le coppie magari da battere da qui in avanti? Tutte, evidentemente tutto il livello è molto alto, non c'è bisogno del mondiale per sapere, per conoscere, sappiamo davvero che se almeno una quindicina mi dicessero che arriva una medaglia, ti direi che non sarebbe una sorpresa per me, quindi l'importante è cercare di essere tra questi.